Marco Taradas. Ho sentito due imprecisioni, diciamo. La prima è che usciranno gli irriducibili. Questo assolutamente non è vero, perché la Corte Costituzionale ha detto chiaramente una cosa, e cioè che non può esserci, solo a precludere l'uscita di detenuti all'ergastolo, la collaborazione. Ma ha detto anche che serve una legge, perché naturalmente non si può mettere automaticamente liberi delle persone che hanno continuato ad avere rapporti con le organizzazioni mafiose o che sono ancora pericolosi. Quindi non è che verranno messi in libertà tutti coloro che stanno all'ergastolo e non hanno collaborato. Ha detto anche che ci possono essere delle ragioni oggettive, ad esempio il timore che i familiari subiscano delle vendette o altre, che possono avere impedito la collaborazione. Quindi spetterà sempre al magistrato, cioè al tribunale di sorveglianza, al tribunale di sorveglianza, a coloro che hanno seguito. La decisione sarà finale del presidente del tribunale di sorveglianza. Non lo so, perché bisognerà vedere cosa deciderà il Parlamento. Il Parlamento può chiedere che sia la procura antimafia ad avere l'ultima parola, quindi noi non lo sappiamo ancora, il Parlamento deciderà. Ma certamente gli irriducibili non usciranno mai di galera, a meno che gli irriducibili siano d'accordo con i magistrati, cosa che è già successa in passato e può succedere anche in futuro. Questo non c'è dubbio, ma quello è un problema diverso. Quindi lei nelle parole del dottor Di Matteo non vede un pericolo, cioè Di Matteo dice attenzione. Di Matteo dice una cosa non vera. La seconda cosa non vera che dice Di Matteo è che questa legge fu voluta da Falcone. Non è vero, perché la legge che prevede l'ostatività è stata fatta nel 1992, poche settimane dopo l'uccisione di Falcone e Borsellino. L'anno precedente, quindi quando Falcone poteva incidere sulle leggi, venne modificato il 4 bis, quello che prevede l'ostatività, nel 1991, con Falcone attivo. E questo criterio dell'ostatività non esisteva. Il criterio dell'ostatività venne introdotto l'anno successivo, dopo Ingroia, gli omicidi. Amuri Ingroia. E Di Matteo si riferiva, diciamo, al complesso del sistema che era stato concepito da Falcone, che aveva come nucleo la legge sui collaboratori di giustizia. Certo. La legge sui collaboratori di giustizia consente una serie di accessi a benefici, perché è la prova della rottura del vincolo con l'associazione mafiosa. Su questo mafiosa. Siamo d'accordo. Dopodiché è vero che la legge venne approvata successivamente, ma questo credo sia oziosa la questione. No, non se è oziosa. L'ha scritta, si dice, l'ha scritta, si nomina il nome di Falcone come se fosse l'autore di questa legge. Però non è così. Credo che sia vero questo. Legge. Che c'è chi spinge, infatti non ho detto che già è così, si vedrà che legge farà il Parlamento, ma dico che mi pare incoerente e contraddittorio che c'è chi da una parte si straccia le vesti per la scarcerazione di Brusca e dall'altra spinge per l'abolizione dell'ergastolo ostativo, che potrebbe non ho mai sentito nessuno dire queste cose, comportare la scarcerazione anche degli dottor Ingroia, mi citi una sola persona che si straccia, che si è stracciata le vesti per l'uscita di Falcone e spinge per l'abolizione. Citi una persona, tutta la trasmissione. Mi citi una sola persona. Sì, però, posso citare 100, una, me ne basta una. Farei torto ai 99. Me ne citi una. Sola. Comunque. Beh, però, Marco, che ci sia idealmente una posizione di chi vuole fare. Io sono forcaioli. Posso chiederle una cosa? Allora, mi permetto di dire che Giovanni Falcone non faceva le leggi, ma quella normativa sui collaboratori di giustizia la mutuò proprio dagli Stati Uniti, dove già c'era. Ma siamo d'accordo. Ascolti, e questa era l'idea, allora a questo si riferiva il dottor Di Matteo, che non cita dell'ostatività. Però sia cortese, lei è così io gentile. Sono cortese, però le dico, deve essere cortese da farmi parlare, ma non cortese in generale. A cose che non ho detto. Certo, però il dottor Di Matteo è così attento che non attribuirebbe mai a Falcone cose vederlo, non vere, però, lo è, anche. Lo assicuro, come persona e come magistrato. E questo bisogna vederlo. Ma al di là di questo, le volevo chiedere una cosa. Lei ha detto che questo non riguarderà gli irriducibili. Per quanto riguarda gli appartenenti a Cosa Nostra, quali sarebbero gli irriducibili? Tutti coloro che non abbandonano un'organizzazione segreta, perché di questo si tratta, criminale segreta, che non è da equiparare a niente altro,
è un irriducibile. Sono d'accordo. Allora, se io adesso le faccio un esempio, nome e cognome. Prendiamo i fratelli Graviano, noti, cioè, che a confronto Brusca, ammesso che si possano confrontare, che hanno fatto tutte le stragi del 93, che hanno ideato quella strategia stragista che ha messo in ginocchio il paese. Se in carcere si comportano bene, se sono educati, tant'è che hanno lei anche avuto... Lei pensa che così funzioni? Aspetti, lei pensa anche... che dipenda aspetti, dall'educazione la liberazione di un criminale condannato sì, ma lei mi deve far concludere, altrimenti... Ma dice delle cose che non, senta, non è capo... anche per me lei ha detto delle cose che non erano vere, ma io non l'ho interrotta. È un po' questo il gioco del confronto, ha capito? Quello che Marquez chiamava una magia. Se lei me la interrompe, la magia finisce. Mi scusi. Grazie. Anche Veltroni, non si interrompe un'emozione, vero? Non lo so, questo lo dice Veltroni, non io. Io non ripeto mai le cose di Veltroni. Senta, e né di nessun altro. Ma le volevo dire... Ecco, vede, mi ha fatto perdere il filo. Però vorrei concludere questa cosa. Sì, concludiamo che c'è il dottor Lari in collegamento. Sono irriducibili, secondo lei? O se si comportano bene, possono uscire? Hanno avuto anche due figli in carcere, quindi si sono comportati bene. Prevede che debbano essere interrotte le relazioni con le organizzazioni. E come si interrompono? Un attimo. Come si interrompono? Un attimo. Come si interrompono? Sandra, un attimo. La Corte Costituzionale ha detto un'altra cosa, ha detto che la collaborazione non è l'unico parametro per stabilire se uno può godere della liberazione condizionale o meno. E visto che stiamo parlando di detenuti, gli altri parametri quali possono essere? Il comportamento carcerario, non è che ce ne siano altri. Insomma, torniamo al tempo in cui Luciano Liggio si inventò pittore senza aver preso mai un pennello in mano. Ma lei conosce la Costituzione della Repubblica Italiana? Certo. Un attimo, la conosco la Costituzione, conosco le sentenze, le studio e le approfondisco. Lei conosce...